Cara Elisabetta, laggiù nell'Arcadia dove presto tornerò, scrisse. Eccole, allora una specie di lettera, ma ne resterà delusa, perché intendo tenerla un po' sulle generali. Non che non abbia niente da raccontare, non che non abbia vissuto, a modo mio, questa o quella esperienza. A casa, nella mia città natale, mi si voleva persino arrestare. Ma di questo non riferirò a voce. A volte, ora, ho dei giorni in cui preferisco dire, con buone maniere, qualcosa di generale, piuttosto che raccontare avvenimenti. Si ricorda ancora, Elisabetta, di avermi chiamato un giorno borghese, borghese smarrito. Lei mi chiamò così in un momento in cui io, indotto da altre confessioni che precedentemente m'ero lasciato sfuggire, le confessai anche il mio amore per quanto io chiami vita, e mi domando se lei sapesse di cogliere nel segno, se sapesse che la mia borghesia e il mio amore alla vita sono la stessa cosa. Questo viaggio mi ha dato l'occasione di rifletterci sopra. Mio padre, lei lo sa, aveva un carattere nordico, contemplativo, profondo, corretto per puro puritanismo e tendente alla malinconia. Mia madre era di sangue esotico, indefinito, bella, sensuale, ingenua, negligente e al tempo stesso passionale, ed una trascuratezza impulsiva. Senza dubbio, certo, era una mescolanza questa, piena di possibilità straordinarie e pericoli straordinari. Ed eccone il risultato. Un borghese che si è smarrito nell'arte, uno scapigliato nostalgico della buona educazione giovanile, un artista con la coscienza sporca, in quanto è proprio la mia coscienza borghese che mi fa scorgere in tutta la vocazione artistica, in tutta la straordinarietà e in tutto l'ingegno, qualcosa di profondamente ambiguo, profondamente malfamato, profondamente dubbioso, che mi ricolma di debolezza innamorata per il semplice, il sincero e piacevole normale, l'antigeniale e decoroso. Io sto in due mondi, in nessuno sono di casa, e per tale motivo mi trovo un po' in difficoltà. Voi, artisti, mi chiamate borghese, e i borghesi sono tentati d'arrestarmi. Non so quale delle due cose mi mortifichi più amaramente. I borghesi sono stupidi. Voi, adoratori della bellezza, invece, voi che mi chiamate flemmatico e senza ambizioni, dovreste pensare che esiste una vocazione artistica così profonda dall'inizio e per il destino da non trovare ambizione più dolce e più delicata di quella delle delizie della mediocrità. E ammiro io i tipi orgogliosi e freddi che vanno in cerca d'avventure sul sentiero della bellezza, grande e democratica, e disprezzano l'uomo. Ma non l'invidio, in quanto se c'è un che in grado di fare d'un letterato un poeta, quello è il mio amore borghese verso le cose umane, viventi e mediocri. Tutto il calore, tutta la bontà, tutto il brio vengono da quell'amore, e son quasi convinto sia lo stesso di cui sta scritto che può parlare con lingua umana e angelica, senza però essere solo un bronzo sonante o un campanello trillante. Quanto io ho fatto non è nulla, non molto, quasi niente. Farò qualcosa di meglio, Elisabetta. È una promessa. Mentre scrivo, il mugghio del mare arriva fin qui, da me, e io chiudo gli occhi. Scruto in un mondo in embrione e schematico, che deve essere ordinato e formato. Scruto in un brulichio d'ombre e di figure umane che mi fan cenno ad ammaliarle e redimerle. Alcune tragiche, alcune ridicole e certe che sono l'uno e l'altro allo stesso tempo. E a queste sono molto affezionato. Il mio amore più profondo e più segreto è per i biondi, per quelli dagli occhi azzurri, per i felici puri, per i fortunati, per gli amabili e i mediocri. Non biasimi questo amore, Elisabetta. È buono e fecondo. Di desiderio è fatto, ed invidia malinconica, e un pochino di disprezzo, e di una grande
beatitudine casta.